Cari bambini della scuola dell'infanzia, oggi abbiamo un compito importante da svolgere. Raccontarvi la nostra scuola, che si chiama La Pianta. È un grande edificio a due piani, le aule sono spaziose. Ci sono una palestra grande come la mensa e il giardino dove potrete giocare durante la ricreazione. La nostra scuola è proprio per tutti, perché può ospitare anche bambini che non possono muoversi con facilità. Infatti, all'esterno c'è una rampa che sostituisce le scale e all'interno c'è un ascensore. Il prossimo anno, a settembre, comincerete la prima classe. Le maestre vi accoglieranno con molta gentilezza, come hanno fatto con tutti noi. Sarà un percorso emozionante e molto lungo, che durerà 5 anni. Farete cose interessanti, imparerete a leggere e a scrivere. Parteciperete anche a laboratori che vi divertiranno molto. Ci saranno regole da rispettare, ma non abbiate paura, perché la scuola può essere un posto magnifico, dove incontrerete tutti i giorni i vostri amici e durante la ricreazione potrete giocare con loro. A scuola si imparano anche l'educazione, il rispetto e l'amicizia, che è la cosa più importante. E vi servirà per aiutare ed essere aiutati dai compagni nei momenti di difficoltà, quando anche la cosa più facile si può trasformare nella più difficile. Le maestre vi aiuteranno e vi guideranno in ogni situazione. Ricordatevi di non farle arrabbiare e ascoltatele sempre, anche se vi strideranno. Vivete questi 5 anni al meglio, siete coraggiosi, così imparerete a essere sicuri di voi stessi. Speriamo che in quinta possiate essere pieni di bei ricordi come noi. Ci piacerebbe molto conoscervi, ma il prossimo anno frequenteremo le scuole medie. Perciò adesso vi salutiamo e vi cediamo il nostro posto. Gli alunni della quinta B della scuola primaria La Pianta! Cari bambini, con tanta allegria vi regaliamo questa poesia. La scuola primaria vi insegnerà a vivere al meglio una nuova realtà. Questa scuola è davvero bella! Forza, prendete la cartella! Con matita, penna e pennarello sarà un anno davvero bello. Il sole in faccia vi bacerà, mentre giocate in serenità. Quando la prima comincerete, a leggere e a scrivere imparerete matematica e italiano e geografia. Imparerete con fantasia. E quando l'ora di mensa arriverà, la campanella suonerà. Parteciperete ai laboratori orizzontali, con molte attività anche nei verticali. Così crescerà la vostra immaginazione e non dimenticherete mai neppure un'azione. Con tanti attrezzi vi muoverete in palestra, ascoltando le istruzioni della maestra. Trascorrerete giorni senza noia e vostra compagna sarà la gioia. A presto bambini, dobbiamo scappare perché al meglio vogliamo andare. Le nostre aule vi lasciamo e con tanto affetto vi salutiamo.